Intanto cos'è il CRAM? Il CRAM è il Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo, è una sorta di consulta formata da rappresentanti di associazioni, confederazioni e federazioni di associazioni di abruzzesi nel mondo. Sono 30 rappresentanti che rappresentano appunto gli abruzzesi in tutti i paesi, in tutti i continenti. Infatti le persone che verranno a Vasto per la riunione annuale del CRAM arrivano dai 5 continenti. A Vasto cosa accadrà? A Vasto ci sarà la riunione annuale, cosiddetta annuale del CRAM, ma sarà una riunione speciale perché, come potete immaginare, con il Covid le riunioni non ci sono più state negli ultimi anni. L'ultima ci fu a gennaio del 2020, proprio al limite dell'inizio della pandemia. Quindi c'è un grandissimo desiderio di rivedersi in presenza. Ovviamente abbiamo fatto riunioni telematiche diverse e di tornare in Abruzzo per loro, perché sono diversi anni che non ci tornano, e quindi abbiamo voluto sottolineare questa riunione con un evento più grande e più partecipato dall'intera regione attraverso dei momenti anche culturali, musicali e di spettacolo. La riunione del CRAM, diciamo, per noi è un po' una sede naturale, quindi siamo felicissimi di questa edizione e soprattutto in questa edizione consegneremo anche due premi crocetti a due artisti abruzzesi che hanno divulgato l'abruzzesità nel mondo. Riusciamo in poche battute a raccontare chi sono questi cinque personaggi? Sì, assolutamente. Antonio Molino, saggista, scrittore, psicanalista. Maurizio Mariano è un legale del Sudafrica, arriva dal Sudafrica, origini, i suoi genitori erano di Fallo, mentre i genitori di Molino comunque erano vastesi. E Maurizio Mariano invece ha camminato accanto a Nelson Mandela, niente di poco di meno che proprio lui, per i diritti delle persone più deboli. Poi abbiamo Berenice Rossi, che è una saggista, ricercatrice sulle tradizioni degli emigrati in Argentina. Fabrizio Farri, che è un ingegnere molto importante di Fincantieri, a lui è stata affidata una parte della Cina, della produzione delle navi da crociera dalla Cina. E poi abbiamo comunque questi due personaggi del premio Gaetano Crocetti, che sono Angelucci, che è regista, attore, e invece l'orchestra del Saltarello. Vogliamo raccontare, di dire rapidamente, spiegare questo cognome Crocetti, perché il premio Crocetti magari uno non sa chi, perché Crocetti? Beh, Dean Martin in realtà era Dino Paul Crocetti, figlio di un barbiere partito nel 1913 da Montesilvano, e proprio suo figlio trovò il successo, questa fortuna che tutti gli abruzzesi anche ambivano a trovare negli Stati Uniti.